Ciao lenti fumatori, eccoci qui come promesso a parlare di una pipa, ma oltre che di una pipa direi a parlare di un'idea di pipa. Vi avevo promesso nel video precedente sulla pipa che vi avrei fatto notare, che vi avrei parlato di una pipa relativamente economica, insomma dal prezzo giusto per chi inizia, che va bene quindi per il cosiddetto fantomatico neofita, ma anche per il fumatore esperto e navigato che ha voglia di una pipa da portarsi in giro, da usare senza troppe cautele e che sia pratica proprio nell'atto di fumare comodamente. Dico idea di pipa perché oggi io vi farò vedere un modello e una marca, ma il concetto è applicabile a più marche, a diverse marche e anche a diversi shape. Quello che vi voglio proporre è una pipa a flock, in questo caso uno dei miei recenti acquisti, ovvero la Peterson Shape 69 nel modello Sterling Silver, quindi con vera in argento sterling e ingresso a flock, ovvero che non necessita raffreddamento per essere diviso, staccato dalla testa della pipa. Ciò permette al neofita di staccare e poter infilare comodamente lo scovolino per asciugare l'eventuale acqueruggiola che si forma. Quindi permette comodamente di staccare il bocchino, essere pulita dall'eventuale acquerugiola a chiunque. È una pipa, come vi dicevo, non troppo costosa. Io l'ho presa in un negozio fisico, questa a Milano, e l'ho pagata poco meno di 100 euro. Si trovano anche sui siti italiani tutti i modelli Sterling Silver della Peterson intorno ai 100, 116, 120, delle volte magari scontate a 98. Insomma, è una cifra giusta secondo me per iniziare ad approcciarsi alla pipa. E poi teniamo conto che è un marchio storico. Ovviamente le Sterling Silver non sono tutte con ingresso a flock, ci sono anche con normali, non con ingresso a flock. D'altronde il Peterson non è l'unico marchio che propone un ingresso a flock. Mi vengono in mente le Savinelli della serie Dry System, anche lì ci aggiriamo sempre su questa cifra, usate costano anche di meno, anche le Sterling Silver usate costano di meno. Mi viene in mente anche Chacom, il marchio francese, noto marchio francese, che addirittura propone le Spigot, cioè la versione sempre flock, con innesto a flock, ma con la parte terminale del bocchino rivestita in argento. Nel caso di queste Chacom Spigot non credo sia argento, sarà comunque una lega metallica meno preziosa dell'argento, però comunque sia il prezzo si aggira sempre intorno ai 100 euro o poco più o poco meno, e avete una pipa di solito più costosa. Comunque il concetto non è consigliarvi un marchio o l'altro, tenete presente quando vi approcciate alla prima pipa questa cosa dell'ingresso a flock che rende la pipa smontabile. Delle volte all'inizio non si consiglia la curva perché lo scovolino magari non si ha molta pratica, oppure delle volte per conformazione della pipa lo scovolino non arriva a pescare dove dovrebbe pescare, cioè nel fondo del fornello per asciugare l'acquerugiola. In questo caso il problema è ovviato perché voi smontate, anche se la pipa è curva, da questo punto lo scovolino arriva sicuramente a pescare dal fondo del fornello. Io mi ci sto trovando molto bene con questa pipa perché comunque la tengo sempre in macchina o in borsa. È una pipa versatile, dal fornello abbastanza capiente ma non capientissimo, ci fumo volentieri di tutto, e quindi così mi era venuta in mente, mi saltava più lampante del solito la versatilità di questa pipa, di questo modello, di queste pipe a flock, e ho voluto riportare anche a voi queste mie sensazioni.
Non metterò il link sotto a niente perché non sono sponsorizzato da nessuno. E comunque cercate sui siti italiani o scrivete Pipa Flock, Peterson Flock, insomma, la ricerca internet sul motore di ricerca funziona di più di quanto voi crediate. Delle volte mi fate delle domande semplicissime, io vado a cercare sulla barra di ricerca e ve le riporto. Ecco, quindi potete farlo anche voi, fidatevi che funziona. Oggi atmosfera lacustre settembrina. Sono infatti a Brienno, un fantastico paese diciamo nel primo bacino inoltrato del lago di Como. Mi sto godendo un po' la calma e il relax di questi luoghi veramente incantevoli. Brienno è un paese che è stato tagliato fuori, diciamo, da una galleria abbastanza lunga che taglia tutto il paese e quindi è un paese che il turista, ma anche il locale, tende delle volte a, non delle volte, quasi sempre ad evitare per la fretta che abbiamo di raggiungere l'obiettivo, e questa galleria velocizza il percorso e quindi la si fa sempre e non si passa più da questo fantastico paese, dalle rive di questo fantastico paese che praticamente è sul lago, anche dei lidi e delle piazzette vicino al lago. E si tende a trascurarlo e a sottovalutarlo. Allora io, da buon asociale e amante della tranquillità, delle volte sono l'unico a percorrere la strada con la macchina rimasta sulla costa vicino al lago e a fermarmi in questa fantastica aria cimiteriale, come vedete. Però qui ci sono tutti gli stereotipi del lago, c'è il cipresso, il cimiterino abbandonato, no, non è abbandonato, il lago e soprattutto la pace, la tranquillità. E delle volte viene voglia anche a me che mi si costruisca una variante attorno, così che mi si eviti, per rivalutare la mia calma, la mia pace e la mia tranquillità. Però purtroppo la vita, purtroppo per fortuna, la vita ci tiene sempre in gioco e ci fa capire che è giusto giocare, è giusto ballare, è giusto scottarsi e, nel caso, se ce n'è bisogno, ritagliarsi qualche angolo, qualche momento di pace a nostro beneficio. Iscrivetevi, mettete mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate di questo consiglio che vi ho dato, di queste varianti. E ci vediamo al prossimo video da Moreo. Ciao!